vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il cielo, nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. E in questo nome che noi abbiamo ricevuto la salvezza, e nel nome di Gesù che si piega ogni ginocchio, e nel nome di Gesù che ogni lingua si scioglie a proclamare la lode al Padre, e nel nome di Gesù che grazie allo Spirito noi invochiamo su di noi, sui nostri fratelli, sulle nostre famiglie, sul mondo intero. Non c'è salvezza se non in Cristo Gesù, Lui l'unico Salvatore. Tante volte siamo alla ricerca di tante risposte. Cerchiamo il Signore nel potere, nel denaro, nel sesso. Assolutizziamo tante volte le realtà umane, dimenticando che ogni creatura è unita al Creatore e dobbiamo andare alla sorgente, perché nel nome di Gesù e per mezzo di Gesù ogni cosa è stata creata e ogni cosa, ogni uomo è stato redento. Grazie Gesù, grazie, metti nel nostro cuore il desiderio di te continuamente, il desiderio di cercarti e dopo che ti abbiamo trovato di cercarti ancora, come ci ricorda il grande Agostino. Grazie Signore per il grande desiderio che metti dentro di noi. Vogliamo essere queste cerve che anelano ai corsi d'acqua del tuo Spirito, dello Spirito Santo che hai effuso nei nostri cuori. Grazie Signore, grazie per il dono dello Spirito, perché nella nostra vita zampilla l'acqua viva, l'acqua dell'amore, l'acqua della gioia, dell'esultanza, l'acqua della benedizione e della lode. Grazie Signore. E quanti dovessero sentirsi spinti da uno spirito di conversione ad accostarsi al sacramento della confessione, della riconciliazione. Ci sono due sacerdoti in cappella che sono disposti durante l'adorazione già ad accogliere le vostre confessioni. Io sono la via, la verità e la vita. E dalla parola, fratelli, che nasce la lode. Dice l'Apostolo Paolo che la parola è glorificata, è il Verbo la parola, che il Padre ha glorificato e ancora glorificherà. E in Lui anche noi parteciperemo di questa gloria. Lui per noi è la via, la verità e la vita. Fermiamoci a riflettere. Abbiamo cercato e abbiamo costruito, ma ci siamo accorti che abbiamo costruito cisterne screpolate, dice il profeta Geremia. Abbiamo cercato per strade tortuose e difficili che non ci portavano ad altro che alla dispersione, alla morte, all'angoscia. Abbiamo cercato verità che non davano senso alla nostra vita. Abbiamo pensato di godere la vita attraverso i beni materiali, ma non era lì la vita. Oggi è Gesù che si presenta a noi come via, verità e vita. Grazie Signore, grazie Signore. Lode a te.
Se c'è qualche altro sacerdote disponibile in sala, con carità, ecco, si renda disponibile al Ministero della Riconciliazione. Grazie. In questo silenzio sentiamo Gesù vicino a noi, che percorre la via, che ci prende per mano. Magari siamo nella prova, nella tribolazione, ci sentiamo soli, sentiamoci prendere per mano. E anche se dovessimo camminare in valle oscure, non temeremo alcun male. Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? Questa parola infonde in noi la certezza che confidando nel Signore non saremo mai delusi. Ce lo ricorda il Siracide: chi ha confidato nel Signore è rimasto mai deluso? È un interrogativo che trova la risposta. Nel Signore non saremo mai delusi, perché Lui è la nostra speranza, ieri, oggi e sempre. Ma tu credi che Gesù è la tua speranza, è la certezza nella tua storia, nella tua vita, che ti ama profondamente e ti chiama a partecipare alla sua stessa beatitudine? Dice Charles de Foucault che la felicità di Dio è la nostra felicità, e la sua beatitudine è la nostra beatitudine, ma non perché abbiamo delle cose, ma perché siamo innestati in Cristo, siamo una sola cosa con Gesù, siamo a immagine di Dio e a somiglianza di Dio. E Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Non saremo mai delusi, perché siamo stati amati per primo. Tanto ha amato il mondo da mandare il suo Figlio. Ci sentiamo amati anche nella nostra debolezza, nel nostro peccato, nella nostra fragilità. Ci sentiamo amati per tutto quello che ci circonda, per tutto quello che facciamo, per quei doni che ci vengono dati. Grazie Gesù che ci ami e non aspetti che noi cambiamo per amarti, ma amandoci tu ci cambi, ci trasformi. Lode e benedizione a te, oh Signore, che anche dalle nostre membra vacillanti, ecco, dalle braccia cadenti si innalza la lode, perché lo Spirito è dentro di noi. Gloria a te, oh Signore, anche dalle nostre fragilità, benedizione in eterno e per sempre. Grazie Signore, lode a te. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Signore, non solo ci prometti la vita, ma ce la doni. Non solo Gesù ci parli della vita, ma tu sei la vita. Ci fai essere una sola cosa con te. E come cresciamo attraverso il cibo materiale, così avviene nutrendoci di te,
pane vivo e vero. Vogliamo sostare continuamente davanti a te per sentire crescere dentro di noi, animati dallo Spirito, quell'amore forte che ci fa gridare Abba, Padre, che ci fa proclamare che tu sei il Signore, il Kyrios, colui che agisci nella storia, che ti rendi presente e ci ami con amore totale, completo, che la tua tenerezza si estende su tutte le creature. È per questo che ti rendiamo lode, oh Signore, e vogliamo confidare in te. È meglio abitare un giorno nei tuoi atri che mille altrove, stare nella soglia della tua casa che nei palazzi dei potenti. Grazie, Signore, benedizioni a te in eterno, che ci chiami e ci hai reso tempio vivo che ti accoglie, questo tempio che proclama la tua gloria, dove si posa la tua gloria, come nell'arca dell'alleanza. Ora si posa la tua gloria su di noi, perché su di noi risplende la luce del tuo volto. Grazie, Signore, lode a te in eterno. Grazie, Signore, perché ricevendo l'Eucaristia tu ci inviti a diventare Eucaristia. È il termine del nostro cammino eucaristico, un cammino di unione, di comunione e di trasformazione. Signore, tu sei l'Eucaristia, lode a Dio Padre per tutti gli uomini, tutti immoli e lode il Creatore per tutta la natura, per tutta l'umanità. Fa che anche noi diventiamo Eucaristia. Lode per te, oh Signore. Lode a te. Fa che diventiamo Eucaristia, pane e vino trasformati nel tuo corpo e nel tuo sangue. Ci spezziamo per gli altri. Tu ti immoli per noi, ti trasformi per noi, ci fai vivere. Fa che anche la nostra vita sia spezzata per te. Così realizzeremo il doppio precetto dell'amore, amare Dio e amare il prossimo. Ti chiediamo, Signore, di diventare Eucaristia. Amen. Grazie, amen, Signore Gesù. Signore Gesù, perché questa preghiera si realizzi nella vita di ciascuno di noi, è necessario che ciascuno ti incontri. Ti incontri come il proprio Salvatore. Ti incontri come la via, come la verità, come la vita. Gesù, tu sei qui e non c'è nulla di diverso in te da 2000 anni fa. Tu sei in mezzo a noi allo stesso modo, con lo stesso splendore, con la stessa potenza, con la stessa gloria, anzi con la gloria di colui che siede alla destra del Padre e compie prodigi. Gesù, la tua parola ci ha ricordato che sei la salvezza. Incontraci e salvaci. Salvaci, strappaci al mondo, strappaci alla carne, abbatti l'orgoglio, l'invidia, la vanità, l'egoismo, l'avarizia. Signore, strappaci alla voce del mondo che è troppo forte e che stordisce, e non soltanto i giovani, stordisce giovani, adulti, anziani, che sembrano aver perso il senno. Signore, irrompi con la tua voce, con la verità, nella nostra vita, nella vita di quanti conosciamo e che sono immersi nella bugia della droga,
nella bugia della sessualità sbagliata. Irrompi, Signore Gesù, nelle tenebre come sole di giustizia. Vieni, Signore, tu che sei la luce del mondo. Signore, tu sei la vita. Ti invochiamo in questo momento su quanti sono invasi da uno spirito di morte a causa di malattie fisiche. Signore, comanda ad ogni spirito di malattia di lasciare quanti sono alla tua presenza, quanti credono in te. Signore, sgrida ogni spirito di malattia, in modo particolare malattie tumorali, cancerogene, che lascino in questo momento i fratelli nostri, i tuoi figli che sono qui riuniti e che gridano a te. Gesù, tu sei la vita e sei qui. Sei qui, comunica questa vita a ciascuno di noi, te ne preghiamo. Che questa vita entri con potenza e fugga ogni spirito di malattia e di morte. Signore, liberaci anche dalla malattia dell'anima che uccide il nostro spirito. Signore, spezza ogni dipendenza dal peccato. Ti preghiamo in modo particolare per quanti qui non riescono a liberarsi da un vizio, da un peccato, in modo particolare si sentono schiavi. Gesù, vieni, 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 perché tu sei lo stesso, ieri, oggi e domani. Vieni Gesù e libera in questo momento tante persone dallo sgomento in cui si trovano, per le malattie che perversano in famiglia. Non abbiate paura, dice il Signore, io sono con voi e chiedo a voi il contributo vostro alla mia sofferenza per la salvezza del mondo. Io vi libero dalla paura. Quanti in mezzo a voi hanno paura, io vi libero in questo momento dalle vostre paure. Io sono con voi, sarò sempre con voi. Non temete, non temete. Questa è la mia parola. Trasformaci.
vi ho condotto nel deserto e ti ho amato e ti ho fatto mia sposa per sempre. Grazie, Signore, che spezzi in questo momento le catene del male che impediscono il perdono, la misericordia reciproca, che impediscono di accogliere il tuo perdono, la tua misericordia, per legarci a te con legami di amore, perché sperimentiamo le tue delizie e possiamo rivestire le vesti di salvezza. Il Signore ti vuole rivestire, fratello e sorella, di queste vesti di salvezza, vuole spezzare queste catene che ti impediscono di amare e di farti dono, di perdonare. Spezza, Gesù, queste catene di odio, di rancore, queste catene di delusione, di amarezza, queste catene del giudizio, queste catene di invidia, di gelosia. Spezzale, oh Signore, e legaci a te con i legami di amore e di dolcezza. Fa scendere su di noi la tua tenerezza e la tua dolcezza. O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza e con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza. Gesù, rimetti la gioia dentro il nostro cuore. Riporta la gioia nel cuore. Gesù, riporta la pace. Gesù, riporta l'amore, gioia, pace, amore. Sono i frutti del tuo spirito, dono tuo agli uomini. Questa sera, Signore, vogliamo uscire di qui con questi tre doni: il dono dell'amore, il dono della pace, il dono della gioia, e vogliamo essere liberati da tutto ciò che impedisce la nostra pace, la nostra gioia, il nostro amore. Gesù liberatore, liberaci tutti dalle catene del male e legaci col vincolo di amore a te, e noi saremo nella gioia, nella pace, nell'amore. Amen. Dice il Signore degli eserciti: oppressi sono i figli di Israele e i figli di Giuda tutti insieme. Tutti i loro deportatori li trattengono e rifiutano di lasciarli andare. Ma il loro vendicatore è forte, Signore degli eserciti è il suo nome. Egli sosterrà efficacemente la loro causa per rendere tranquilla la terra e sconvolgere gli abitanti di Babilonia. Signore, tu sei forte, il tuo amore per noi è forte, la tua potenza è per noi, la tua gloria è per noi. Karantina mantiga na nesha karate, alang karatisho yoyo,
Yuravinti Nyanana Yalaghe Parakinti Sharataste Talashinte Andakala Shinaste Vuyanki Nyani Ashina Ketyati Shum Nyana Sharana Via di qua, via forza del male, qui regna il Signore, qui regna il Signore, qui regna il Signore. Amen, amen, amen. Tu diminchi rianaca e creia shantiau. Parati shankata desce menge tendita. Vattene via spirito del male. Noi siamo qui col nostro Dio. Voi scorpioni e serventi andate via. Voi spiriti del male andate lontano. Non tormentate le creature di Dio. Yara sheme yara keshi shashantarama. Marayeni kayeya yashara marta Tayara nishi sherena shi. Spiriti di paura andate, spiriti di lussuri andate, spiriti di cupidigia andate. Andate voi tutti fuori di qui, perché noi qui siamo del Signore. Lode, 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 lode a te Signore, Dio che libera le tue creature. Vieni, vieni Signore Gesù, vieni, vieni Signore Gesù, prendi possesso di noi, delle nostre anime, dei nostri corpi. Vieni Signore Gesù. Ararana kayera nishi marayena shi, sharamana Uyashekete. Dice il Signore, io ti voglio santo, io ti voglio santa, perché io il Signore tuo Dio sono il santo. Io ti voglio santo e voglio cacciare via da te ogni spirito di impurità, ogni spirito di cupidigia, di avarizia. Voglio cacciarlo via da te. Cantiamo in lingue mentre il Signore fa crollare le mura di Gerico davanti a noi fratelli, e ripetiamo nella nostra mente: qui regna il Signore, in me regna il Signore, nella mia anima regna il Signore, nella mia mente regna il Signore, nel mio corpo regna il Signore. Non c'è posto per te, serpente maligno, via, fuori da me, fuori da me, fuori dal popolo di Dio. Qui regna il Signore, qui regna il Signore. Amen, alleluia, con forza, con forza. Sempre con potenza gli uomini, il Signore, perché la sua grazia dura. Le donne con potenza, lodate il Signore, perché la sua grazia. Tutto il popolo di Dio, mentre gli angeli suonano le trombe della vittoria. Il Signore. Lodiamo il Signore perché la sua grazia è presente. Il Signore. Perché la sua grazia è presente. La sua
sua grazia è presente. Ancora lodiamo il Signore. Amo il Signore. Alziamo il canto in lingue, il canto dei liberati, il canto dei salvati. Alzatevi porte antiche ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente è il Re della Gloria. Gloria a te, o Signore, benedizione in eterno. Gloria a te, o Signore, che sei entrato con potenza nei nostri cuori. Gloria a te, o Signore, che sei venuto a liberarci, a trionfare con te. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché il Signore ha rinforzato le sbarre delle tue porte e in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Gloria, benedizione a te, o Signore. Lode e gloria a te, o Signore Gesù. Da Marco 12:29. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo comandamento è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi.
Chi è costui che viene da Edom, costui splendido nella sua veste, che avanza nella pienezza della sua forza? Io che parlo con giustizia sono grande nel soccorrere, perché rossa è la tua veste e i tuoi abiti come quelli di chi pigia nel tino pigiato da solo, e del mio popolo nessuno era con me. Li ho pigiati con sdegno, li ho calpestati con ira. Il loro sangue è sprizzato sulle mie vesti e mi sono macchiato tutti gli abiti. Ecco, Gesù è venuto in questo momento, si è mostrato a noi con gli abiti vestiti di rosso, appigiato, egli solo, e le sue vesti sono state spruzzate di rosso. Lui ha calpestato i nostri nemici, li ha annientati, per questo egli è vestito di rosso e grida: alleluia, alleluia, ho vinto.